Buongiorno a tutti, oggi parliamo dei due integratori più potenti al mondo. Mi è stata fatta questa domanda: quali sono per te i migliori integratori in assoluto per migliorare le proprie performance atletiche? Beh, oggi qua non starò a parlarvi di integratori alimentari, se non avrei scritto integratori alimentari, perché integratori alimentari poi alla fine cosa vi possono dare? L'1%, se state già mangiando bene, se state già seguendo un ottimo allenamento, cosa vi possono dare? L'1%. Quello che secondo me è determinante per centrare e migliorare le proprie performance atletiche sono due fattori indispensabili nel vostro percorso di miglioramento. Il primo è la motivazione. Dovete sempre tenere alta la motivazione. Io stesso mi sono accorto nel mio lavoro quotidiano da personal trainer che ci sono soggetti che riescono a mantenere questa motivazione più alta, altri invece che dopo poco perdono la motivazione. Ovviamente chi è che c'entra i risultati? Quei soggetti che riescono a mantenere la motivazione alta. Il ruolo del personal trainer è anche un ruolo da motivatore. Il mio ruolo è aiutare le persone a tenere alta la motivazione, tenerle concentrate sull'obiettivo finale. Ma il consiglio che vi posso dare per cercare di tenere alta la motivazione, quali possono essere, se vi do dare dei consigli pratici? In primis, io sono le stesse cose che utilizzo anche per me stesso, per riuscire a essere sempre motivato nei miei allenamenti, per essere motivato a sempre dare il massimo, cosa faccio? Beh, le cose che mi motivano di più sono sicuramente la musica e i film. Tutti noi abbiamo delle musiche e dei film che quando li andiamo a vedere o li andiamo ad ascoltare generano in noi della motivazione. Vogliamo uscire fuori e fare attività, vogliamo dare il massimo. Bene, cercate le musiche che danno una grande motivazione e utilizzatele per i vostri allenamenti. Così nell'allenamento stesso sarete gasati e darete il massimo. E due, magari il giorno prima dell'allenamento, se vedete che è un periodo che siete un po' meno motivate, andate a guardare il film che più vi dà motivazione. Se devo pensare al mio film, ovviamente per me c'è Rocky 4, è uno dei film che in assoluto avrò visto di più. Ogni volta che ho bisogno di motivazione mi guardo questo film e già appena a metà film vorrei andare subito ad allenarmi e spaccare il mondo. Quindi la motivazione è veramente un fattore da tenere sempre al massimo livello, può fare la differenza. Secondo fattore è la costanza, è la costanza che vi premia. Quando io vado a vedere le persone che ottengono risultati, sono tutte persone, a parte essere motivate, ma molto costanti in quello che fanno. Le persone che non ottengono i risultati sono quelle persone che dopo magari il primo periodo di allenamento interrompono e quindi perdono questo fattore della costanza. Come fare per migliorare e per migliorare questo fattore della costanza? A mio avviso la cosa più semplice è darsi degli obiettivi a breve termine. Anche a distanza di un mese, due mesi, datevi degli obiettivi. Devo sollevare quel carico, devo imparare quell'esercizio, devo raggiungere quei centimetri del giro vita. E allora vi allenate per centrare quei piccoli obiettivi che obiettivo su obiettivo andranno a creare il vostro obiettivo a lungo termine. Ma gli obiettivi a breve termine sono fondamentali per permettervi di essere costanti nel raggiungimento dell'obiettivo finale. Come potete fare per stimolarvi nel raggiungere questi obiettivi a breve termine? Beh, è semplice, darvi delle ricompense quando raggiungete l'obiettivo a breve termine, quindi una vacanza, o acquistarvi un oggetto che vi piace, regalarvi un vestito, un paio di scarpe, quello che più secondo voi può essere adatto per raggiungere quell'obiettivo. Lo so che magari vi aspettavate che vi andavo a parlare dei due integratori che più potevano darvi i risultati, ma non esistono. Potete veramente leggere di integratori in integratori, ma vi accorgerete che alla fine spendete i soldi e non sono quei integratori che vi fanno centrare i risultati, ma sono questi: allenamento e alimentazione, fattori determinanti per centrare i vostri obiettivi. Io spero di esservi stato d'aiuto. Cercate sul mio canale, ci sono tanti programmi di allenamento, tanti consigli che io sono sicuro che vi permetteranno di centrare prima gli obiettivi. Ciao!